Io sono che non mi siedo a tavola, non sono sono un buon gustaio, ma non mi siedo a tavola. Io come cuoco mi sazio con la mia immaginazione. Che cos'è il territorio per me? Per noi, all'Osteria Francescana, il territorio è il nostro modo di volare, il nostro modo di vedere le cose, il nostro esco di casa e da lì parte il mio territorio, perché è un territorio senza un confine preciso di spazio, ma è un territorio mentale nel quale ci sono tutte le nostre esperienze. È per questo che oggi, per interpretare questo piatto, e questa idea. Siamo tornati bambini e abbiamo racchiuso dentro in una forma classica della nostra infanzia ciò che sarà la presentazione e ciò che sarà questo piatto. Quindi andremo a fare una terrina di foie gras, che non è una terrina preparata con una tecnica particolare che mi ha insegnato il mio maestro, il mio secondo maestro, che è Georges Cogny, che purtroppo ci ha lasciati e che però mi ha trasmesso questa meravigliosa tecnica dell'ambrosie di foie gras, che è una sovrapposizione di fegati marinati, compressi e cotti a bassa temperatura. Tagliamo la terrina, che è stata marinata nel sakè e nell'aceto di riso, quindi questo senso di acidità controllata, e poi lasciata nel latte a 30 gradi, in modo che il fegato si rilasci, si ammorbidisca, si rigeneri. Viene tutto asciugato, aperto e ripulito dalle venature, compresso dentro una terrina e cotto a bassa temperatura. Andiamo quindi a sezionare la terrina e a dargli una forma nella quale incapsulare la nostra idea, che è l'abbinare un aceto balsamico di Modena con il fegato grasso d'oca. Per me è un abbinamento straordinario. A questo punto noi andiamo a capire come dare la forma, in che forma andiamo a presentare questi due prodotti. Sono due prodotti mitici della cucina internazionale. Tornando a quando eravamo bambini, io adoravo il croccantino di foie gras e ho voluto oggi praticamente creare questa idea, riprendere questa idea, che è un'idea dell'infanzia, l'idea della voglia di ritornare bambino, dell'approccio e della gioia, dell'approccio del bambino ad un croccantino di foie gras. Così siamo arrivati a preparare, a dargli appunto questa forma, a preparare lo stecco, a penetrare questa terrina e ad inserire nel cuore di questa terrina l'aceto balsamico di Modena, con una bella densità, un aceto però di una certa qualità, perché è molto importante la densità in questo caso. E lo scoprirete dopo perché. A questo punto io inserisco nel cuore di questo piatto l'aceto balsamico, che è praticamente il sangue che scorre nelle mie vene. E preparo, appunto, Riccardo sta inserendo l'aceto nel cuore. Molta delicatezza, la giusta quantità. Questo perché? Perché nella masticazione noi avremo un'esplosione del sapore e di questa sensazione di misto tra la piacevolezza, la dolcezza, la parte grassa, ma soprattutto l'acidità che ripulisce il palato dalla parte grassa. La parte concettuale di questo piatto è il fatto che tu approcci con la gioia di un bambino a uno dei piatti più snob della cucina internazionale, che è la terrina di foie gras. Quindi chiunque, anche uno non abituato alla frequentazione di locali dove vengono servite le terrine di foie gras, cioè quindi questo, anche solo il nome, no? Terrine de foie gras,
È il mio palato mentale che mi porta a diventare o a credere o a fare o a viaggiare e vivere la vita come un sogno. È importante che in questa situazione, in questo piatto, noi diamo l'opportunità di mangiare a chiunque, di approcciare a chiunque con una terrina di foie gras, con la gioia di un bambino, perché è solo quando siamo quando siamo bambini che abbiamo questa voglia di correre a casa dopo la scuola affamati e mangiare qualsiasi cosa la mamma ci abbia preparato, perché tanto è la cosa migliore del mondo. Con la fame che abbiamo è logico che è la cosa migliore del mondo, ed è una cosa che rimane scolpita nella nostra memoria, nella nostra anima. Ed è per questo che abbiamo voluto abbiamo voluto presentare questo piatto, ma soprattutto la mia cucina è sempre quasi sempre ispirata proprio a questi ricordi. Come andiamo a rifinire questo croccantino? Con una parte croccante. La parte croccante da cosa è composta? Da mandorle e nocciole. Nocciole e mandorle. Nocciole tonda del Piemonte, mandorla di Noto. Quindi noi abbiamo creato proprio una spina dorsale, che è la spina dorsale dell'Italia, dalla nocciola del Piemonte alla mandorla di Noto della Sicilia, passando attraverso Modena, fermandoci a Modena e incapsulando nel cuore della terrina l'aceto balsamico di Modena. Andiamo a tostare le mandorle nelle nocciole in dolce salato e andiamo a rifinire il piatto shakerando in modo che si crei questa crosta di mandorle e nocciole. Al centro del piatto mettiamo una goccia del nostro aceto balsamico e serviamo il nostro piatto, il nostro croccantino di foie gras con il cuore di aceto balsamico di Modena, le nocciole del Piemonte, le mandorle di Noto. No, però è molto importante secondo me quello, che il mio territorio proprio è ben circoscritto nello spazio, ma non è circoscritto in uno spazio definito, ma è infinito nella mia testa.